Giulio Verme aveva un problema. Voleva salvare il mondo. Una firma contro il nucleare! Una firma per salvare i bambuini! La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione. 110 e basta! C'è una donna che sta male! La strada è per anche noi, dai! E gli animali morti e le bombe! E clorofluorocarburi! Ma non ci riusciva. Non ce la faccio più, non ce la faccio più! Io c'ho una cosa che ti può aiutare. Sai quella storia che usiamo solo il 20% del nostro cervello? Vabbè, la provo, dai, tanto peggio di così. Con questo la usi solo il 2%. È buona, eh? Scompare! L'altra sera ho conosciuto la maiale su Facebook, l'ho portata sul Zoom e gliel'ho buttata! Guarda, è l'unica cosa che si butta del porco? Il pane! Ciao, mi chiamo Giulio Verme, sono un tipo solarium. Ma questo è un coglione! I miei valori sono la famiglia, la prostituzione e la gazzosa. Io non riesco a capire, è completamente un'altra persona, è impossibile. Il nostro leader! Non testa! Non testa! Mamma, che cazzo me lo frega a me! Italiano Medio, il primo film di Maccio Capatonda. Scopare! Scopare! Ciao a tutti, è dal 2013 che Joseph Gordon-Levitt sta tentando di portare sul grande schermo uno dei fumetti più celebrati delle ultime decadi, Sandman, scritto da Neil Gaiman. Ora sembra proprio che il progetto stia per concretizzarsi. Gordon-Levitt è coinvolto nel cinefumetto sicuramente come protagonista e forse anche come regista e sta lavorando con lo scrittore Jack Thorne, This is England, e lo sceneggiatore David S. Goyer, L'Uomo d'Acciaio, Batman Begins, sullo script del film che è stato ben accolto dalla Warner Brothers. A quanto pare dovremo aspettare ancora molto per vedere Sandman in sala. Però, se non altro, i diretti interessati sembrano essere molto ottimisti a riguardo. E io vi terrò aggiornati, naturalmente. Se non l'avete ancora fatto, scaricate l'app di Film Is Now, disponibile per iPhone e Android. Al prossimo video!